Salve a tutti ragazzi, io sono sempre Erenblaze e vi do il bentornati su Titanfall, ovviamente. Siamo alla puntata 4, siamo in una modalità logoramento e la mappa è Demetra. Tipo un nome russo, no? Dmytro Novinsky di Madre Russia. È la mappa che presenta youtuber in questo video. No, basta, non lo farò mai più in russo perché mi esce male. Riesco a imitare solamente Batman, praticamente. Quello lo riesco a fare bene. Salve a tutti, io sono Batman e questo è il mio gameplay su Titanfall. Eccoci qua, andiamo a prendere il cazzo di Joker. Ti faccio il culo a strisce, Joker. Ok, dai, la smetto di fare le imitazioni perché oggi non sono tanto buono. Allora, andiamo da questa parte, non ci sono mai stato, devo dire. Facciamo tipo questo giro strano. E potrei riuscire anche a prendere qualcuno alle spalle in questo modo, proprio da codardo totale. No, assolutamente no, di qua sono bloccatissimo. Allora, facciamo che vado di qua. Là c'è un pilota. Però noi facciamo finta di niente e eccolo, eccone uno, ucciso. È rimasto tipo appeso all'edificio, incredibile. E oddio, è un altro! Ma attaccano già in 30. Cazzo, un altro ancora! Tripletta! Tripletta incredibile, adesso scappo perché sennò mi fanno il culo! Granata dietro di me, non si sa mai! Chi è questo? Lo Spectre! Spectre, Spectre! Giocatore! 4 di fila, attenzione ragazzi! Sto facendo il pro, sto giro! Granata a casa un'altra volta! Soldatino semplice! Giocatore, giocatore! 5 giocatori di fila! Mamma mia! Questo non so, forse era un altro giocatore, non lo so! 7 giocatori, incredibile, ragazzi! Che serie della Madonna sto facendo! Oh. Ho già il Titanfall, allora lo uso subito. Tanto sono primo. No, uno non era un giocatore perché ne ho fatti fuori 6. Però, insomma, buttali via 6 giocatori di fila, non è poco. No, cazzo, mi sono rimaste le biglie sul titano! Mi fa schifo ste cose! No, ragazzi, fail, voi non capite. Cioè, per sbaglio mi è rimasta l'arma. Che, insomma, dovevo solamente provarla. Ma mi fa alquanto schifo quest'arma. Quindi è una merda. Anche se non è poi così male. Però, cioè, tipo, non la controlli bene. Insomma, non so come spiegarvelo, no? Dov'è? C'è un giocatore qua. Ok, l'ho schiacciato. E lì c'è un titano. Ok, dal titano scappo perché con sta cosa non gli faccio niente. Giocatore, giocatore incredibile fatto fuori. Come si dice, questo diciamo cannone spara 3 palle. Non so come altro chiamarle, quindi scusatemi se le chiamo palle. Come se fossero dei testicoli. C'è un titano qua, sì, eccolo lì. Ma è, diciamo, sono adatte per scovare i nemici da... Chi è che mi sta agganciando? Cazzo, 30.000 titani. Via, via di qua, via di qua. Sono adatte per scovare nemici negli edifici. Ma coi titani non sono un granché, diciamo, contro i titani. Cioè, vedete, mi offrono ben poco controllo. Non lo so, non mi piacciono, non mi ci trovo comunque. Anche se sto facendo un bel po' di danni a sto tizio, devo dire. Ah, guardate il pilota. Il pilota, dov'è andato? L'ho schiacciato senza neanche accorgermi. Cioè, incredibile. Ok, adesso mi ha distrutto il titano, ovviamente. Spariamoli un po' di biglie. Spariamoli le biglie. Madonna, mi uccide, ovviamente. E mi uccide, vabbè, era ovvio che succedesse. Mi sa che non lo userò più il titano, perché mi fa schifo con quegli affarini lì. E mi sono scordato di rimettere la... Com'è che si chiama? La chain gun, una cosa del genere. Diciamo è la mitraglietta, o mitragliatrice più che altro, che utilizza il titano. Intanto ho ucciso... No, non l'ho ucciso io perché ero un assist. Comunque sia, c'era un altro pilota. Ecco uno Spectre. Ecco un altro pilota. Questo l'ho ucciso io. Perfetto. E te muorici. Allora, c'ho la vita un attimo bassa. È meglio se... Mi do una calmata, usiamo il radar per vedere chi c'è in giro. Ok, lì c'è un pilota. Pilota, l'ho visto. C'era uno alle spalle, ovviamente.
E vabbè, mi ha ucciso fra l'altro con la pistola che ti aggancia automaticamente, cioè proprio da fallito. E ho richiamato il Titan, l'ho richiamato però non lo utilizzo. Cioè adesso se riesco a impostarlo in modo che faccia da solo, preferisco. Allora lì c'era un Titan, però l'hanno fatto fuori, mi sa. O forse sono stato io, boh. O è stato il mio Titan addirittura. È stato il mio Titan, mi sa. Vabbè, buono, buono. È anche, diciamo, una buona tattica quella di lasciare il proprio Titan a zonzo. Cioè, fare da solo. Intanto noi ce ne andiamo dove cazzo vogliamo e uccidiamo, diciamo, le unità a piedi. Non è una brutta idea. E intanto però abbiamo perso e mi ha ucciso subito, cazzo. Neanche il tempo di scappare. Ah no, ho un'altra vita. Aspetta, ho un'altra vita. Ok, perfetto. Quindi avrò anche la possibilità. Ancora con sta pistola smart. Ma sei un nabbo, minchia, non sei neanche capace di prendere la mira da solo. Hai bisogno della pistolina per agganciarmi. Cioè, ragazzi, ero lì davanti a 5 metri. Che ci vuole spararmi nella schiena da pezzi di merda? Non è neanche stato capace di far quello. Ma ha dovuto sparare con la pistola smart. Questi sono i falliti che si trovano in giro per Titanfall, purtroppo. E vabbè. Guardate, nonostante sono primo, 12 uccisioni dei piloti, ogni volta muoio da stronzo e non riesco mai ad andare sulla cazzo di navicella. Scusate il rage moment finale, però è dovuto, visto la situazione. E vabbè, che vi devo dire, è andata così pure stavolta. Ho completato non so che sfida, mi ha dato un sacco di punti, adesso andrò anche a vedere questo. Eravamo anche in un uomo in meno, siete dei pezzi di merda, perché siete stati slealissimi fino alla fine. Comunque sia, dai, il gameplay è finito e rage moment incredibile. Cosa ho sbloccato? Nuovo slot per i piloti, non mi interessa, un pacchetto di carte Burn che... Burn, sembra che sto chiamando quello dei Simpson. Vabbè, comunque sia, ragazzi, se questo video vi è piaciuto, se vi è piaciuta la mia incredibile serie di 6 kill, lasciatemi... Anzi, che 6? Mi sa di più, con il Titan non fate di più poi. Quindi, boh, non lo so quante sono. Ditemelo voi nei commenti perché non le ho più contate. Mettete un bel like e se vi è piaciuto condividetelo su tutti i social network, spammatelo nelle pagine degli amici, eccetera, eccetera. Anche se so che non lo farete mai. Detto ciò, io vi saluto e quindi ci vediamo a un prossimo appuntamento. Un saluto da Eren Blaze e alla prossima. Ciao a tutti!